Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi, finalmente dopo più di un mese è arrivato l'aggiornamento 15.20 di Fortnite che ha portato tanta roba interessante. Sappiamo che arriverà la skin di Predator, la cosa più interessante, due nuove armi in game e un sacco di altre news e di altri leaks. Voglio subito quindi passare velocemente alla modalità video, vi chiedo scusa se oggi non sono super veloce ma sto registrando con un altro programma e quindi andiamo subito a vedere tutto quello che sta per arrivare nella patch. A partire ragazzi dalla prima schermata di caricamento. Come vedete ragazzi è una schermata di caricamento dedicata alle CCFN, per noi in Italia le FNCS, chiamate così all'estero, e come vedete c'è proprio Menace che tiene in mano il piccone con il logo delle CCFN, davvero tanta roba. Questo appunto conferma e ufficializza l'arrivo della nuova modalità competitive. Andiamo a vedere anche le nuove skin ragazzi, Tess è una delle prime ed è molto molto particolare perché questa skin arriverà con un suo set completo, una roba davvero incredibile perché non si vedeva da un bel po' di tempo un full set che comprende oltre al piccone e al deltaplano anche una copertura, molto carina come skin, staremo a vedere non appena verrà rilasciata anche il suo prezzo. Si va avanti con un'altra skin, sempre con uno stile molto cartonesco e molto particolare, che si chiama Orin, e concludiamo con una variante oscura di Ruby, che secondo me, più che essere una nuova skin, sarà una variante appunto che verrà regalata a tutti i possessori. Andando avanti ragazzi, ecco qua la cosa più importante, la cosa più interessante del nostro video news, che è appunto il logo di Predator ragazzi, questo logo farà parte delle ricompense, quindi vi ricordate che se andate nella pre-lobby, nella sezione dove ci sono tutti i punti di domanda delle ricompense, ci sono appunto tutte le cose oscurate, ecco, questo sarà il primo regalo, mentre questo sarà il terzo regalo, quindi lo spray di Predator. Questo conferma appunto il fatto che arriverà questa nuova skin, vi posso già dire alcune informazioni, farà parte, o meglio la troveremo nella fortezza furtiva, quindi quella foresta appunto che è stata recintata, sarà anche come un NPC, quindi un personaggio non giocante. Non abbiamo ovviamente idea di come ci verrà data, si vocifera che sarà una delle ricompense leggendarie appunto dei regali che vengono dati. Vi ricordo anche che in questa patch 15.20 ci sono tre pacchi criptati, quindi il primo verrà decriptato e sarà la skin di Predator, quindi un cacciatore, gli altri due invece non si conoscono. Andiamo avanti, c'è una cosa molto carina invece per quello che riguarda le impostazioni del nostro armadietto, hanno aggiunto una voce che si chiama Recent Outfit, poi in italiano sarà skin recenti, variabili recenti. In poche parole, se avete acquistato tante skin negli ultimi giorni e non le riuscite a trovare insieme alle vostre altre skin, vi basterà cliccare su questo tastino e vi farà vedere tutte le skin che avete acquistato ultimamente. Questo invece è molto interessante perché è il pack di Salva al Mondo ragazzi, Mecha qualcosa si chiama, non ricordo il nome correttamente, ma è un nuovo pack appunto dedicato a Save the World, con tanto di 1000 V-Bucks, con tanto di 2 ticket lama e in teoria la skin acquistando questo pack vi verrà data anche nel Battle Royale. Vediamo anche i due backpack, quindi molto molto carina, la variante è molto semplice, la ragazza tiene un paio di cuffie e dall'altra parte invece non le tiene, quindi 1000 V-Bucks, penso che il pack costi 9,99, in poche parole ve lo andate a ripagare. Ancora interessante alcune variabili che ci vengono date, alcune varianti che ci vengono date per degli oggetti che già abbiamo ottenuto, ad esempio lo stile arancione per il backpack con il ditone, quello in poche parole che si poteva ottenere se non ricordo male guardando chi streamava e aveva i drop attivi. Ma arriva anche una nuova base musicale, una background, si chiama Orbital Overload ed è molto interessante perché ragazzi, oltre ad essere nuova e quindi 300 V-Bucks, 400 V-Bucks nello shop, è un chiaro segno, e vi posso già dire che è ufficiale, del ritorno di Travis Scott ragazzi. È stata confermata e sono state aggiornate le stringhe della skin nel negozio, quindi rivedremo tra pochissimo tutto il full set di Travis skin. L'altra skin, quella dell'astronauta, Astro Lord se non ricordo male, la copertura,
e il piccone. Quindi per tutti quelli che lo stavano cercando, non preoccupatevi, mettetevi i V-Bucks, codice Xyuderone, e fra poco tornerà. Ecco qua invece la variante del Bush Ranger, quindi il guardiano dei boschi, con la colorazione bianca, e qua ragazzi invece, badaboom, stiamo vedendo una delle grandi novità di questa patch, ragazzi. Astrojack si chiamava comunque la skin. Il nuovo fucile a pompa, il Lever Action Shotgun. Potrebbe essere tradotto in italiano come fucile pompa a leva, ecco, in poche parole. È molto particolare, come vedete sono tutte e cinque le varianti della rarità di quest'arma, e non si è ben capito quanto sia il danno, per almeno per adesso che sto registrando il video e non abbiamo ancora possibilità di provarlo in game. È molto particolare, ora vi faccio vedere i danni, ma questa è un'altra novità, quindi una nuova arma esotica. Le doppie pistole che già conoscevamo, che abbiamo già visto anche in modalità, in versione mitica quando c'era Deadpool, adesso vengono nuovamente rivisitate in variante esotica. 2,7 secondi il tempo di ricarica, 18 colpi nel caricatore e 43 danni al giocatore. Ma anche questa è una novità davvero interessante. Nella mappa sembra che sia atterrata una navicella nuova, non sappiamo dove, non si capisce dove con queste immagini, ma l'immagine è davvero chiarissima, quindi a voi il compito di trovarla e di scoprirla. Modifiche anche per i ragazzi che giocano in creativa e creano le mappe, arrivano tre nuovi prefabbricati, quindi molto curiosa anche questa cosa, è molto interessante se volete creare e dare un tocco di novità alle vostre armi. Ma questa invece è una cosa super interessante. Come sapete, domani ci sarà il torneo in squad di Gregf, The Florislava la modalità, e sembra appunto, anzi è confermato il fatto che arriverà a quanto sembra un vulcano in game, e quella sarà proprio la minimappa dedicata al torneo. Non è chiarissimo, mini poi non dovrebbe essere poi tanto mini, in realtà quando rientrerete in game, porca miseria non ho messo l'immagine, il vulcano si vedrà anche sullo sfondo, quindi quando siete in lobby date un'occhiata al mare e sicuramente vedrete questo vulcano acceso con il fumo che esce. Vi stavo facendo vedere velocemente tutte le variabili del fucile a pompa. Come vedete 10,4 il danno nella versione comune, 10,9 nella versione non comune. Non capiamo se il danno sia a singolo pallettone, per un totale di 6 pallettoni moltiplicati per 6 colpi. È veramente un pochettino strana questa cosa da capire. Nella versione rara invece diventa 11,5 il danno. Come vedete continua ad abbassarsi anche il tempo di ricarica, quindi 5,7 secondi nella variante epica con 12,1, e per andare a chiudere ragazzi 12,7 il danno massimo con 5,4 secondi di tempo di ricarica nella variante leggendaria. Chiudo ragazzi il video news con questa immagine, che è quella in realtà che vi ho anticipato, che è veramente meravigliosa, ovvero sia il vulcano che si vede là in fondo nella mappa. Riusciamo a capire benissimo anche la posizione, è proprio dietro Corso Commercio. Insomma ragazzi, questa è una patch che ci voleva, tante novità, tante cose interessanti. I ragazzi che stanno guardando questa live non vadano via, perché mando semplicemente l'outro, quindi non vi preoccupate, ritorno fra un secondo. Grazie per averlo guardato, un pollicione in su ragazzi, commentino, aiutatemi a mandarlo nei consigliati, e io sono adesso in live su Twitch. Dai!